progetto di Da Vinci si chiude una prima fase dell'amministrazione guidata dal sindaco Nargi. Probabilmente ora si apre una nuova fase, quella della rinascita della città. Tutti l'aspettano, le vicende giudiziarie purtroppo non consentono un'accelerazione anche dell'affrontamento dei problemi. La revoca degli arresti domiciliari al sindaco Festa indicano e dicono qualcosa di più di quello che probabilmente l'ottimo avvocato Perillo aveva immaginato nel suo ricorso. La città ha bisogno di rinascere, ha bisogno di aria nuova. Gli assessori, questi misteriosi personaggi, che non si fanno vedere in città, non parlano con i cittadini, pur avendo deleghe importanti, probabilmente è un sistema di stile, diciamo, che non va bene. Ci sono all'orizzonte dei problemi importanti, lo vorremmo ricordare al sindaco Nargi. Il primo è quello che riguarda il centro autistico, non se ne può più, sono 25 anni che quella struttura è chiusa, mentre invece i bambini, le famiglie sono sottoposte a sacrifici enormi in quel di Cicciano, in quel del Napoletano. Insomma, è sotto sotto qualcosa che non funziona, è qualcosa invece che offende la moralità pubblica, come il piano di zona, che purtroppo non va in funzione. Ci sono milioni che la regione eroga, ma tutto è fermo. Ora le feste sono passate, cerchiamo di immaginare che questa città, al di là dei problemi che pure ci sono, sia capace, attraverso la giunta guidata dal sindaco Nargi, di risolvere qualche problema. A proposito, fa specie quella ringhiera davanti al tunnel a Piazza Libertà, ma perché non si apre? Qual è il mistero? È costato tanto denaro eppure resta chiuso. Era stata annunciata più volte la riapertura, poi alla fine ci siamo con questo mausoleo che troviamo di fronte, con il mistero degli avellinesi che dicono: ma perché non si apre? Speriamo che il tempo che passa sia utile a risolvere almeno questi piccoli problemi.